tutti, buongiorno e benvenuti in un nuovo giorno. Stamattina non ho fatto nulla se non i piatti che avevo lasciato ieri sera, sì, ho peccato. È pulito la friggitrice d'aria, è spazzato solamente l'open space. Tutto il resto ancora non l'ho fatto perché ho deciso di scendere subito, visto il caldo, ragazze, che poi ragazze è atroce, superate le 11. Di scendere subito perché mi servivano due cosine, un paio di cosine per casa, che adesso vi faccio vedere, vi faccio un mini mini svuota la spesa. E adesso cominciamo dal balcone, che però credo che vi ometterò perché il ragazzo sta in condizioni pietose e fa schifo pure a vederlo, cosa che faccio ogni giorno. Dopodiché ci dedichiamo alle pulizie di routine e continuiamo insieme questa giornata. Ho dimenticato di dirvi che siamo senza acqua, cioè non siamo senza acqua. Ci stanno razionando l'acqua da oggi. E quindi il recipiente è pieno, ragazze, però non posso fare chissà quali lavatrici o chissà quale acqua, diciamo, sprecare. Sprecare no, perché poi io la utilizzo. Ehi, ragazze, insomma, raga, mi devo razionare l'acqua perché non so quando la rimettono. E quindi ho comprato anche piatti di plastica e non posso mettere lavatrici o fare chissà quali pulizie. Raga, pulito il balcone Elettra. Vado a rientrarmi i vestiti, a piegarli, questi qua li ho stesi ieri sera perché ancora qui il caldo non molla. Dicono che deve cambiare il tempo, ma a me non sembra proprio. Svuota la spesa, attimo, perché sono due cosine. Ho preso i succhi di frutta, questi yoga per Giuliana e estate per Gabriele, questo qua in brick, anche solitamente lui beve il tè dalla bottiglia e lo mette nel bicchiere, però ho voluto prendergli questi, una coccolina, ecco. Poi due di cioccolatini per Giuliana che io tengo in frigo e vado a metterli in frigo, altrimenti si sciolgono, ragazze, li mangio anche d'estate. Poi mi dispiace per chi è ecologista, comunque non sopporta le cose in plastica. Sapete che io non le utilizzo, ma siamo senza acqua, ragazze, e quindi mi sono dovuta attrezzare e li ho trovati anche in offerta. 2,50 se non mi sbaglio, al pacco ci sono 45 piatti. Ho preso sia piatti pieni che fondi, ragazze, e anche i bicchieri di plastica. Poi un pacco di crackers, questi qua del marchio Despar, sono stata al Despar. Rotoli che mi servono, ragazze, infatti già è aperto e uno è già sopra il forno che mi aspetta. E ahimè, non ho trovato il mio adorato Nelson, ragazze, questo qua che però la sto adorando, e ho preso lui. Scala, ragazze, siamo in emergenza, nel senso che questo ho trovato e questo ho preso perché lui sta praticamente terminando e con questo caldo ho preferito mettere in casa un altro detersivo piatti qualsiasi. L'importante, ragazze, è che ce l'ho. E questo qua era il mio mini mini svuota la spesa. Poi, per essere sincera sincera, non mi andava di cucinare, però non mi va neanche di mangiare. Ieri siamo stati di compleanno e credetemi, ho accettato solamente la torta perché proprio stavo morendo di caldo, abbiamo sfiorato i 40 gradi qui. Ho preso dei pezzi di rosticceria, sono sola con i bambini, ho anche le labbra bianche, vedete, proprio, e sono sotto l'aria condizionata, anche se mi sto muovendo, che sto facendo le pulizie, però veramente viene proprio di svenire. Pezzi di rosticceria, ragazze, per me e i bambini, e stasera che c'è mio marito, facciamo la pasta, ragazze, perché proprio veramente è strano per me, perché io sono mangiona, soprattutto di pasta, proprio ho l'appetito chiuso, non mi va neanche di mangiare, figuriamoci di cucinare. Allora, 10 minuti e si mangia, raga. Mamma mia, che caldo! E l'aria accesa. Ho appena visto un commento del mio ultimo video, ve lo lascio qui.
E ti dico la stessa cosa, solo Luna, non ti offendere, ti sto solamente rispondendo in modo più articolato in questo video, perché comunque rispondere, scrivere sotto un commento veniva un papiro. Secondo me questo commento lascia comunque il tempo che trova, perché il cane oramai c'è, quindi secondo te il cane ha bisogno dei suoi spazi, io i suoi spazi comunque glieli ho, diciamo, ricavati. Sì, sacrificando la zona del salottino, ma non sarà per sempre così, per il momento sarà così. Il prossimo anno, che lei avrà un anno, non sarà assolutamente così, perché il cane comunque poi si forma il carattere, prende atto degli insegnamenti che gli vengono dati da quando è cucciolina, come adesso che ha 4 mesi, fino a quando comunque poi si forma il carattere. Non è che salterà per sempre dappertutto o salirà per sempre sul divano o farà la cacca sempre nel porticato. Quindi comunque che cosa dovrei fare? Buttarlo? Poi si parla di randagismo? Non dovevo prenderlo proprio, perché comunque fossi in te, cioè medesimandomi in quello che mi hai detto, cioè io dovrei ragionare come ragioni tu, ti ho detto fossi io. Non l'avrei mai preso, cioè non l'avrei mai fatto, perché mi complicherei la vita. Ma ragazze, la casa a mostro non è solo il cane, cioè anche i bambini mi fanno la casa a mostro. Che dovrei fare? Vi faccio vedere in questo momento cosa sta facendo mia figlia? Allora dovrei legare anche i bambini. Questo c'è, cioè, quando i bambini sono piccoli, anzi forse ho avuto più coraggio per questo, a prendere un cane così grande e a prenderlo in questo momento, perché tanto comunque la casa la pulisco in continuazione. Nonostante tutto, la ragazza è sempre comunque in disordine, non vi dico sporca, ma in disordine sì, perché comunque Giuliana mi crea disordine, non vi dico Gabriele, ma Giuliana. Questa è mia sì. Figlia in questo momento, cuscini del divano, tutti un po' di qua, un po' di là. Sheila ormai è anziana, ragazzi, si fa i fatti suoi e dorme lì. Lei vuole dare un bacio a chi commenta bene, anche a chi commenta male. Niente ragazze, questa è la mia spiegazione. Aspetta mammina, fammi parlare. Che comunque secondo me mi sono buttata per il fatto che io lo desideravo tanto, da quando ero piccola. Poi comunque la casa mi rimane comunque sempre disordinata, nonostante ordino e pulisco per i bambini. Quindi uno in più praticamente. Chiappi, chiappi, chiappi. Questa è la felicità, ragazze. Anche i bambini potrete dire: ah, ma tu li devi educare a non saltare sul divano, a non fare, a non dire. Ragazze, glielo dico, ma chi è che da bambino non saltava sul divano? Sì che i nostri genitori erano molto più severi e già con uno sguardo ci facevano sedere, però non sono più i tempi di una volta. Secondo me, aspetta mamma, secondo me non va bene né l'educazione di una volta e neanche quella troppo moderna che c'è adesso. Va data una via di mezzo ed è quello che sto facendo io. Comunque noi, ve l'ho detto sempre, la casa la viviamo, ragazze, la viviamo e la viviamo tutta. Quindi quando pulisco lo so che trovo disordinato, trovo sporco, perché comunque la vivo, la sfrutto. Io metto anche i piedi sul tavolino della zona relax, io e mio marito, e vi dico anche questa, ma si sarà visto in altri video. Quindi non sono una che cerca di mantenersi casa pulita, niente animali, bambini immobili, perché mi scoccia pulire e quindi voglio che rimanga pulito più a lungo. Certo, tutti vorremmo che la casa rimane pulita più a lungo, però io mi piace, cioè sono così, mi piace l'amore che mi danno gli animali e anche la gioia che mi danno i miei figli, anche facendo le monellerie. Sono fatta così, non ci posso fare niente, sarebbe una casa di morti altrimenti. Noi siamo vivi, proprio il sangue ci pulsa nelle vene, siamo pieni d'amore, di passione e viviamo così. E niente, questo, Elettra oramai c'è, è amata e niente ragazze, crescerà, crescerà. A volte mi fate commenti, magari indirizzando, non dico accanendovi, indirizzandovi su una fase della mia vita che comunque, ragazze, è passeggera. Perché è già capitato anche in passato, sulla casa, quando comunque ancora non era totalmente pronta. Ah, io con le tende non starei mai, quando avevo le tende. Sono fasi passeggere, tutto passa, si va avanti nella vita. Sono fasi che passano, i bambini crescono, i cani crescono, le porte le abbiamo messe. Tutto è passeggero, ragazze, la vita è una fase. Anche il lettino
che magari per qualcuno può essere, oh mio Dio, che schifo, è bruttissimo da vedere il lettino in cameretta, anche quella è una fase. Prima o poi casa mia sarà impeccabile. Non impeccabile, ragazze, perché io ve l'ho detto, la sfrutto, ci vivo, la amo, me la godo. Però nel senso, i miei figli cresceranno, non ci sarà più confusione, ci sarà silenzio, non ci sarà più il caos che c'è adesso che i bambini sono piccoli. E sicuramente mi mancherà. Il cane crescerà intorno all'anno, l'anno e mezzo, ragazze, sarà un cane educato, un cane che comunque, se è il caso, dorme tutto il giorno, perché poi comunque diventano così, fanno la passeggiata, si sfogano e giocano, però poi dormono. E non sarà per sempre così, è tutta una fase, tutto passeggero. Ripeto, come ho risposto io nel commento, che vi lascio anche la risposta, ti ripeto, sole e luna. Per me casa mia è bellissima, soprattutto dopo quello che ho passato, e non so se tu ti sei iscritta da poco, non mi è sembrato di leggere tanti commenti inerenti a te, per chi mi segue da tanto tempo lo sa, soprattutto per quello che ho passato e sono anche in causa, casa mia è bellissima adesso. Ha ancora bisogno di qualche accorgimento e ci arriveremo, perché a tutto si arriva, ragazze, piano piano si arriva a tutto, lo sapete, piano piano in 2 anni ho fatto tantissime cose e arriverò a farne anche tante altre. Non vi dico l'esterno, perché l'esterno, ragazze, fa schifo pure a me, è brutta la facciata, però l'interno per me già è bellissimo. Cambierei gli infissi se potessi in questo momento, subito, immediato, però ragazze, sono cose a cui si arriverà, quindi per me non è farmi rovinare la casa, non è farmi rovinare la casa assolutamente, né dai miei figli e neanche dai cani. Wow, com'è questa tovaglietta? Rimettila. Si è messa anche lei lo sma, cioè le ho messo anche a lei lo sma, adesso cattivi commenti pure per questo. Poi si toglie, esiste il solvente per unghie. La tovaglietta delle principesse, adesso ti mangi la tua ciambellina. Per pranzo lei ciambellina, raga, non mangia altro. Cioè nel senso, come pezzi di rosticceria, non mangia altro, ragazze. Quindi lei la ciambellina e io e Gabriele abbiamo un pezzo di rosticceria, l'uno un po' più sostanzioso, io con le melanzane. Qui siamo già a letto, anch'io me ne vado a letto. No, no, Gabriele, io che urlo, lui di non urlare, non urlare, sto andando a letto con Giuliana. Ga, oh. Capito? Capito, vabbò ragazze, io niente, mi ritiro per sognare, non per deliberare, per sognare, e ci vediamo dopo, ragazze. È finito il riposino, andiamo a pulire il bagno e finalmente proviamo, usiamo insieme questa spazzolina e andiamo ad impiegarla nella rubinetteria, nei chiusini, insomma, dove c'è lo sporco più incrostato. Incrostato è un parolone nel mio bagno, perché comunque lo pulisco sempre, però ragazze, è via calle e diciamo che facciamo una pulizia un pochino più approfondita.
Adesso vi faccio vedere un po' dell'allenamento, l'addestramento di Elettra a cui mi sto dedicando, tra le altre cose che faccio durante il giorno, e questo qui è quello per riuscire a camminare a fianco a me, per non tirare al guinzaglio, per non fare zigzag. È praticamente un allenamento che per ora facciamo ogni giorno, anche più volte al giorno. Passo, vieni, gira, passo, passo, brava, seduta, 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 passo, passo di mamma, passo, prendi la sala, brava, seduta, 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 seduta Elettra, seduta, seduta Elettra, brava. Seduta, seduta, seduta Elettra, seduta, seduta Elettra, giù, seduta, brava, 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 zampa, 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 brava, andiamo, dai, passo, passo, di qua, passo, giù, giù. Passo di mamma, passo di mamma, giù, passo, 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 passo della mamma, passo, vieni, dai, passo, passo, cammina, dai, passo, passo, passo con la mamma. Seduta, 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 seduta. Brava. Andiamo a bere l'acqua. Andiamo a bere l'acqua che c'è caldo. Passo. Brava. Passo, Elettra. Brava. Brava, brava, passa Elettra, dai, brava, andiamo, passo di mamma, dai, passo. Andiamo, passo. Ele, dai, andiamo a casa, andiamo a casa. Passo, passo, andiamo a casa, no? Passo, passo della mamma. Vieni, andiamo a casa, dai. Forza. Anzi, un pochettino ha rinfrescato, raga. Ok, ce l'abbiamo fatta con un po' di sudore. Va avanti, ragazzi, progressini. Però niente, Bibi e cacca fuori. Detto questo, ragazzi, mi sono fatta una bella doccia, mi sono messa il mio pigiamino, è tornato il pigiamino dei personaggi. Vi mando un grosso bacio, se il video vi è piaciuto un bel pollice in su, ci sentiamo nei commenti se volete e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!